E bello a tutti ragazzi, qui è Antelav89. Oggi siamo qui in un nuovo video dopo più di 2 settimane. Però ragazzi scusatemi, ma non ho avuto proprio tempo di registrare. Però oggi siamo qui con un video su che tipo di persona sono. E quindi vi chiedo subito di lasciare un like per supportarmi e un commento per dirmi se questo genere di video può piacervi e se volete altri test. Ma adesso direi subito di andare avanti e passare alla prima domanda, che è: la tua conoscenza del mondo proviene maggiormente dall'osservazione della natura, da altre persone e da libri? Da altre persone, senz'altro. Cosa apprezzi di più? Amore, saggezza o comprensione? Amore. Cosa vale per te? Cerco di raggiungere i miei scopi, mi prendo cura dei bisognosi, amo essere circondato dai miei cari. Cerco di raggiungere i miei scopi. Quali sono i tuoi progressi per il prossimo, i tuoi progetti, scusate, per il prossimo fine settimana? Voglio divertirmi con i miei amici, voglio uscire a godermi la vita, voglio recuperare sonno, divertirmi con i miei amici. Come trascorri i tuoi giorni di ferie? Ma visto che io non lavoro ma vado a scuola, direi, quindi quando non vado a scuola, con amici sicuro, sicuramente. Scegli un frutto, anguria, banana, mango. Anguria, cioè a chi non piace l'anguria, ragazzi. Speriamo che quest'estate arrivi subito. Scegli un animale, alce, leopardo, zebra. Zebra perché rappresenta la mia squadra del cuore, cioè la Juve. In questo momento vorresti dormire, sapere che tipo di persona sono o mangiare. Ma che significato ha la seconda risposta? Vabbè, comunque. In questo momento, già che stiamo facendo questo test, voglio sapere che tipo di persona sono. Penultima domanda, ragazzi. Quando sei più produttivo? Durante la giornata, di notte o di mattina? Mi spiegate come faccio ad essere produttivo di notte se dormo? Comunque, durante la giornata. Penso anche un po', penso anche voi. A cosa pensi di più? Al presente, al passato o al futuro? Allora, il passato ormai è passato, quindi me lo lascio alle spalle. Il futuro, quando arriva, arriva, quindi penso al presente. Ora vediamo il risultato che verrà calcolato. Vediamo. Tu sei una persona coraggiosa. Eroi si nasce. Per te la vita è una grande avventura. Ami situazioni sconosciute e non conosci paura. Sei una persona che non ammette compromessi perché sai a che cosa credi. Comunque, il rispetto per altri non ti manca, solo poco. Pochi hanno le tue capacità e per questo sei un vincitore. Questa cosa mi gratifica molto, ragazzi. Comunque, il test finisce qui e di conseguenza anche il video di oggi finisce qui. Ma ragazzi, se volete, come vi ho già detto, altri test di questo genere, lasciate un mi piace e anche un commento. E in più condividete il video e fate iscrivere maggiori persone al mio canale, cercando di arrivare ai 300 iscritti.